69 a più 10 dal secondo posto. Però il Tottenham avrebbe a due partite in meno, quindi come, così come il Chelsea, insomma, rispetto al Liverpool, che ha 30 partite giocate. Certo. Dunque, Daniele ha recuperato le formazioni. Sì, abbiamo Provercelli Bari, quindi Brr. Ricordiamo Bari, capoluogo di provincia della Puglia. Bravissimo. Della Salernitana. Mentre Vercelli invece è nel Piemonte. Perfetto. La Provercelli, non il Provercelli, si schiera con Provedel tra i pali. Provercelli, Provedel, è ovvio. Prova in galera, per perché favore. Perché Dio vede Provedel. Sì. Esatto. Che pochezza. Dio vede e Provercelli. Luperto o Lupo Alberto, Bani legati in difesa, a centrocampo i Guelfi e i Ghibellini, Vives, Palazzi, Emanuello e Berra alle spalle di Aramu, cioè Arammo. Questa formazione comunque è aberrante. E Bianchi. Quindi ci abbiamo i Guelfi e Bianchi nella stessa squadra. Vabbè. Il Bari invece si schiera con Mica I in porta. Micai. Sabelli, Capradossi, ex Micai Roma, che tra l'altro si abitava sulla Tiburtina. Moras, Daprelà, Salzano, Romizzi e Macek alle spalle del trio Galano, Brienza e a sorpresa Rajcevic al posto di Floro Flores che rimane in tribuna. Perfetto. Anzi, in panchina. Marco, senti, noi abbiamo parlato di Gatti. Sì, c'è un'ultima formazione. Diamo l'ultima formazione, andiamo un attimo, poi magari andiamo in pausa così, perché sono cominciate le partite e poi insomma andremo con le, anche con, Spezia, con i tuoi dubbi. Andiamo alla Spezia, no? Sì, andiamo alla Spezia. Allora, alla Spezia, vai. Quindi ancora io, ancora con voi, ancora qui su Anima Detto Sabato. Ancora su ancora lui. Alle 5. Ancora lui, incredibile. Abbiamo una sfida valida per lo scudetto, cioè Juventus. No, scusate, abbiamo Spezia Benevento, dove lo Spezia colori, più o meno, una cittadina ligure, molto carina la Spezia. Benevento invece è la città di una delle regioni più belle del, non vero, la Campania, Benevento. Quindi abbiamo Spezia che si schiera con Cicci Zola tra i pali, Migliore, Valentini, De Col e Ceccaroni alle spalle del centrocampo composto da Djokovic, che non è il campione del mondo di tennis, Signorelli e Pulsetti, anche con Ah, come gioca Djokovic. Piccolo, Granoce e Fabbrini. Ah, tra parentesi, Del Piero non ha mai vinto il Pallone d'Oro. Non dire che lo scrivi sei volte su quel giochino. Bene. Va bene, insomma, siamo sempre parlando di fight list. Comunque. Guarda, stiamo parlando di un giochino che finché mi dice che nella ricetta della lasagna c'è pancetta e guanciale, io posso scrivere di tutto. Grazie. Benevento si schiera con Gori tra i pali, Pezzi, Grianfi, Camporese e Lucioni. Il talento Ciciretti a destra e Eramo a sinistra. Del Pinto e Buzzecoli a impostare il gioco in mezzo al campo. Sì. Non conosciuto come Gibrino, Caramoco. Che giocatore. E Fabio Ceravolo con il numero 9, ricordiamo, più forte di Kish, che ha segnato anche la settimana scorsa, come sempre. Ah, volevo appunto citare un saluto al parrucchiere di Kishna. Citare un saluto è bellissimo. Intanto appunto sono iniziate le partite. Sì, esatto, quindi andiamo un attimo con la prima pausa musicale. Andiamo 0-0. Con i Coldplay dei Chainsmokers, anche, che con ci cantano Coldplay dei Chainsmokers. No, Coldplay e Fit. Fit, vabbè, ho detto scusate, mi ha sfuggito questo termine. Quante critiche qui. Però andiamo, magari questa canzone mi risolleverà dalle mie, diciamo, più o meno con mancanze. Più o meno con qualcosa di grande. Come questa qualcosa. Something like just like this. Qualcosa. A dopo. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this.
Eccoci, torniamo in studio 15:11. Non è cambiato ancora niente, 0-0. Siamo riusciti a far partire Sky ora. Quindi, ragazzi, insomma, potremmo commentare anche in diretta tutte le Io emozioni. Non ho Sky, non mi piace. Ma puoi provare da qui?
Comunque, ecco, insomma, tutte le partite sono sullo 0-0, giusto? Non è cambiato niente durante questa pausa. Bene, bene, anche perché così potremmo dirvi tutto in diretta senza che ci siano pause in mezzo. Invece, Matteo, volevi farmi una domanda prima della pausa, vero? Sì, te la sei dimenticata? Era una domanda che si ricollega a una delle nostre rubriche, l'angolo della cultura, che poi ci sarà dopo, no? Abbiamo parlato di Cagna. Scusa un attimo, Matteo, ma non avevamo cambiato il nome dell'angolo della cultura? L'altra settimana. Sì, però non me lo ricordo qual era, quindi. Vabbè. Secondo me, vabbè, abbiamo parlato di Cagna, abbiamo parlato di coda, i cani. Da poco è finita la mostra felina a Roma. Quindi io ti faccio questa domanda, no? Ma se il gatto va a Gatton Gattoni, il coyote? Il coyote cosa va? Corre, lui corre. Poi però non riesce mai a prendere salta, anche. Non riesce mai a prendere Bip bip, no? Che insomma. Va bene, ecco, contento della risposta, sì, va bene, sì, va bene. E comunque, ecco, no, stiamo introducendo prima, diciamo, il tema che, rimanendo in tema, potrebbe fare il calciatore, perché alla fine è sempre una questione di palle, insomma, no? Sì, anche, anche. Potremmo. Comunque, ecco, te stavi introducendo l'argomento della SPAL, Matteo, parlando degli anticipi, sì. Insomma, questa SPAL che secondo sconfitta di fila è crisi, secondo me, insomma, no, voglio dire, perché una sconfitta contro il Frosinone ci sta, un'altra in trasferta contro l'Avellino sì, è più pesante, però comunque voglio dire, una squadra che sta facendo questo campionato può avere un momento di rilassamento, secondo voi sta mollando oppure pensate che possa resistere fino alla fine? La SPAL abbia fatto anche di più di quello che si aspettava, no? Sì. Questa stagione. Tra l'altro, scusate, una annotazione cromatica, c'è il Vicenza che c'ha una maglia, c'ha la maglia della SPAL praticamente. Sì, praticamente sì. Oddio, è vero, c'è Este. Sì, è così. Comunque, insomma, è il Vicenza. È il Vicenza, non è la SPAL. No. Non è la SPAL. A proposito di non è qualcosa, dopo avremo una canzone che vi farà ricordare i vecchi tempi. E dicevo, appunto, la SPAL da neopromossa comunque ha fatto una grande stagione fino adesso. Poi lo sappiamo, in Serie B ci sta, ma intanto è passato in vantaggio lo Spezia. Sì, sì, gol dello Spezia. Attenzione, attenzione, il primo gol di, peraltro, il Benevento Piccolo. Attenzione, perché il Benevento comunque continua veramente a perdere punti, perché la settimana scorsa ha perso in casa contro il Trapani per 1-4. Adesso è passato in svantaggio, insomma, la partita è lunga. Però di è ovvio che ha saltato un paio di uomini, anche con un paio di palle sul primo palo. Che spettacolo è vedere le partite in diretta. Comunque, se posso permettermi, ecco, appunto, Piccolo, io l'avevo già visto contro il Napoli in Coppa Italia, no? Quando insomma era stato uno era stato uno dei più positivi, però ha fatto una gran bella azione rientrando sul diciamo è un piccolo talento che potrebbe sicuramente per concludere sulla spalla, appunto. Sappiamo che in Serie B le squadre che sono, diciamo, prime, no, a gennaio, febbraio, poi calano. Speriamo non sia comunque il caso della SPAL, perché alla fine è una bella realtà, una realtà che ci può far sognare. Però certo, no? Ecco, siamo a rischio di smentita, perché il Verona sta giocando adesso, però l'Hellas non sta approfittando di questo momento. Sì, vabbè, anche perché 10 minuti. No, però nel senso, il Verona 3 pareggi consecutivi nelle ultime giornate, di quei 2, insomma, uno l'ha fatto con l'Ascoli, col Pisa la settimana scorsa, squadre con cui avrebbe dovuto vincere. Non dico a mani basse, però per quello che si era previsto inizio anno c'è un